Ciao ragazzacci, oggi siamo qui su Polybridge. È un nuovo gioco in cui dobbiamo costruire dei ponti, ma questa grafica infatti vi fa capire, poligonale, molto con pochi poligoni, bellissima, mi piace questa grafica, è una cosa che mi piace, non so che farci. Allora, costruisci, facciamo subito la campagna, strada limitato, budget limitato, facciamo quel che ci pare. Allora, costruisci la strada collegando i due punti, va bene. Solo che non ho capito bene bene. Devo cliccare una volta. Ora premi start. Vai, vai. Secondo me sta. C'è un problema. Scusi. Scusi, vorrei dire, ma c'è un problema. Se mi dà un tutorial. Ah, ecco. Oh no, troppo pesante, infatti. Alza la ruota dei pulsanti premendo spazio. Sì? E ora seleziona il materiale legno. Ah, legno, ok. Il legno. Che figo! 180 newton strength. Però. Vabbè, lunghezza massima 2 metri, costo 180, ok. Supporta i punti liberi collegandoli ai punti fissi. Beh sì, così già basta, dai. Inizia simulazione. Ma io costruttore di ponti, non lo so perché non mi chiama lo Stato italiano a dire: senti, facci un ponte, collega. Beh, ecco, potrei fare il ponte Messina, Reggio Calabria, Resi, che non si potrebbe mai fare. Però lo faccio io perché io, come dire, ho un'esperienza in settore. Andiamo avanti, lasciamo stare. Salve. Costruisci nuovamente la strada. Sì, prendi strada, fai strada. Ok. Selezioni materiale legno e fai per costruire un buon ponte è importante distribuire il peso triangolandolo. Quello che vi ho sempre detto, io, i triangoli sono la cosa più importante dei ponti. Quindi costruiamo tutto, i ponti sono tutti triangolari. Aspetta, fai di qua, qui e qui. Toh. Inizia simulazione. Guarda quella come fai a non fidarti di un ponte fatto così? Cioè, l'ho fatto. Scusa, cazzo se dico scusa. Andiamo avanti. Quindi questa qui è la campagna, ma è la parte iniziale. Inizia costruendo la strada. Sì, la faccio io la strada. Fai la strada dritta, ovviamente. Selezione materiale sospensione. Sospensione, sì. E la devi mettere di qua. Ok, chiudi. Da qui a dove? Ah, qui, perfetto. Selezione materiale cavo. Scusi se non vedo la minchia con la sua scritta. Cavo. I cavi sono sottili, infatti parlato in italiano. Applauso che è in italiano questo gioco. Sono resistenti ma non offrono resistenza compressiva. Sì, infatti sono dei tiranti. I tiranti, infatti, ce l'ha detto. Mettilo qui. Poi aspetta. Questo, poi questo. Guarda che bello. Si comanda anche tutto col mouse. Mi piace questa cosa. Che faccio? Te lo metto qui. Ma vabbè, dice di no. Vai tranquillo, già un ponte che balla io non ci passerei mai. Però c'è tutta la... Poi con quelle pietrine così, che cos'è? Il ponte del 1200. Va bene. Costruisci. Tempo di costruire un ponte levatoio. Ah, bello. Il rettangolo rosso indica il punto di passaggio della nave. Va bene. Quindi faccio intanto la strada. Strada. No, devo mettere per forza fin qua. Boh, lo metto fin qua, chi se ne frega. Tanto poi lui lo faccio. Ok, selezione materiale legno. E facciamo questa cosa qui, perfetto. 1, 2, 3. Lì non posso collegarlo perché lì deve aprirsi, ovviamente. Non posso metterci il legno. Colleghiamo anche questo, sì. Poi facciamo questo. Bello che il tutorial ti spiega veramente tutto. Selezione idraulico. Salve, signor idraulico. Idraulic pistol, non è più in italiano, scusi. Ma che com'è possibile? Quindi lo metto qui e poi lo metto qui. Perfetto. Ora clicca su un punto per creare un'apertura. Io l'ho cliccato il punto. Ah no, così, ok. Dimmelo che devo cliccare col tasto destro. Inizia simulazione. Andiamo proprio più velocino. Allora, tanto la macchina ci passava prima. Andiamo al 200%. Che figo. Entra la barca. Il ponte si apre. Si chiude la barca. Arriva quello con la motoretta, che è più grande della macchina. Sarà un gigante. Guarda che bello, passa. Ma d'altronde... Tutorial completato, ah, grazie. Hai completato il tutorial. Vabbè, questo gioco è ancora in accesso anticipato. Quindi ricordatevi che gli accessi anticipati devono andare avanti. Aiuto in alto a sinistra. Va bene, aiuto. No, in alto a sinistra dove? In alto a sinistra dove? Poi control per abilitare spostamenti. Alt per eliminare. Puoi fare con Z. Va bene. Usa click centrale. Va bene, non mi interessa. Per favore, feedback. Menu in alto a sinistra. Ok, chiudi. Bellissimo questo gioco. Te lo faccio così direttamente. Bello gioco. Mi piace. Andiamo avanti. Facciamone ancora. Visualize load bearing stress on joint. By toggling stress. Ok, ho capito. Va bene. Ho un budget di 7000. Deve passare una station wagon. Va bene. E materiale legno. Quindi stress, fammelo on. No, fammelo on. Io faccio così, legno. Ah, ecco qua. Prima di ogni cosa facciamo la strada.
Ok, facciamo subito la strada che è qui. Perfetto, seleziona il legno. Basta, non mi aiutare. Sì, intanto lo faccio. Qui non ci arriva però. Scusi, non ci arriva. Questo dove può arrivare? Può arrivare fin qua. Allora, mettiamolo fin qua. Facciamo così. Guarda, l'unico problema è quello lì centrale, che non so veramente come collegarlo. Però quello centrale lo colleghiamo così, guarda. Te lo collego così, anche se non terrà mai niente, però chi se ne frega. E poi faccio una cosa, faccio questo con questo. Boh, secondo me ci stiamo ancora coi soldi. Questo con questo potrebbe tenere. Basta, inizia simulazione. No, non è proprio perfetta, eh. Ok, control e alt. Sì, non ti preoccupare. Potevo fare anche meglio, potevo fare, ma ho strafatto questa volta. Sono un grande. Ok, Auto City, va bene. Piccoli veicoli, va bene, non ci ne frega niente. 8000, devono passare due macchine. Allora, A, B, ok. Allora, prima di cosa facciamo la strada, come sempre. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, qua c'ho questo. Riprendiamo il legno. Allora, il legno lì non mi arriva, quindi lo faccio così. Io lo proverei a fare una cosa del genere, guarda. No, non so se è la scelta ideale, però potrebbe ce la potrebbe fare, dai. No, aspetta, fai Z. Ok. Cos'è stato quel rumore? Ho sentito un rumore tipo così, non so cos'è stato, però l'ho sentito. Quindi qua, poi fai un'altra cosa qui. Tu non ti preoccupare dei triangoli, questo non è proprio bellissimo, però. Poi metti questo qui, vai. Secondo me ci sta, secondo me ce la può fare. Sì. Ok. Fermi. Non vi emozionate. Che cos'è che si emozionano loro? Quindi qua e qua, ok. Poi ti metto questo qui. Troppo lontano. Ah, hai ragione. Vabbè, così secondo me ce la potrebbe fare. Anche no. Però si spera di sì. Qua ce l'ha fatta. Perché qua non ce la fa? Perché questo qui è proprio stupido. Premi tenuto alt. Ok, con alt cancellato. Ho sbagliato. Dovevo premere. Ok, ho sbagliato. Si può sbagliare nella vita. Dovevo premere control, no alt. Ok, così dovrebbe resistere. Se non esiste così. Scusi, due macchinine di merda. Quando uno è troppo bravo, è troppo bravo. Io ve lo dico che vi faccio risparmiare. Me lo fate fare a me il ponte sullo stretto. Metto, guarda qui, guarda che ideona che ho avuto. Che ideona. Metto una fionda, tu entri con la macchina, la fionda ti lancia in Sicilia. Quando uno non ha le idee non è apprezzato, come si dice, non è mai apprezzato in patria. Allora, fammi vedere qua. Troppo intelligente, troppa intelligenza così sprecata, guarda. Quindi mettiamo tutto qui, andiamo dritto con la strada, dritti per dritto con la strada. Poi prendiamo il legno. Quindi, allora, qui non me lo fa collegare. Io però mi metto fin qua, guarda. Io ce la posso fare fin qua. Sì, guarda, io faccio una cosa del genere. Poi quando uno dice che c'ha delle ideone, c'ha, oggi sono in formato ideona. Oggi posso solo ideare delle cose bellissime. Quindi qua, poi qua, qua. Guarda che sto facendo. Sto facendo tipo i pan di stelle. Poi chiudi qua, questo qui deve tenere per forza. Con due macchinine. Dai, fate ridere. Io faccio dei ponti che... Ah, furgone. Viva la... Perché alcuni sono italiani e alcuni no? Vabbè, comunque stanno lavorando. Io immagino uno lì che computerizza tutto, che lavora sui computer giochi, va bene. Conveniente, furgone da surfer, ok. Dalla cucina a una tavola da surf. Non ti preoccupare. Ma che cazzo me lo dice a fa? Allora, prendiamo la strada. Belli anche i comandi. I comandi sono molto semplici. Mi piace questa cosa. No, però aspetta. Così? Ma secondo me così non tiene. Infatti, ma scusa, vedi che... Ok, mettiamolo al 100%, sennò vado troppo veloce. Rifacciamo, guarda lui. Vedi che ti si rompe, fermati, no? Vabbè. No, questo qui lo voglio un po' spostare, però. Qui? Ah, bellissima sta cosa che li posso spostare tutti. Faccio una salita più... Ok, così va bene. Però devo collegare qualcos'altro, Così non ce la faccio mica, non ce la faccio. Quindi facciamolo così, a salire insieme a lui. La musica pure è molto carina. Molto carine le musiche. Mi piacciono. Oh, cazzo, qui non ci arriva. Quello è un problema. Ok, no, aspetta, non ce la fa. Allora, con control è bellissimo perché basta spostarli un attimino... Ok, no, non me lo fa spostare benissimo però. Ok, mettilo un po' più giù. Se lo metto più giù che succede? Poi io ci provo. Che me frega. Guarda qui, troppo bellino. No, qui non ci arriva, cazzo. Questo lo metto così. Però posso fare un'altra cosa, posso spostare anche questo. Guarda, è bellissima sta cosa che ti fa spostare i punti così. Non l'ho mai trovata su un gioco del genere. Vai tranquillo. Non ti fidare, tu ti fidi troppo delle persone.
quello si fida troppo, e quando ti fidi troppo poi muori, è ovvio, è la soluzione naturale questa. Qua devo rafforzare un po', perché è qua che mi si è rotto tutto. Guarda, io metto uno qui, uno che... no, fammelo spostare un po', ok? Poi uno che arriva qui, guarda, se non resiste adesso, non so quando deve resistere. Non c'è niente da dire, qua dovete inchinarvi, qua proprio dovete inchinarvi, perché qua ho fatto un ponticello che è la fine del mondo. Peraltro lui va in montagna con la tavola da surf, scriviamogli che il surf si fa al mare, perché montagna la vedo un po' difficile, però contento lui, pirla. Facciamo l'ultimo, scooter, deve fare un jump, 10 metri jump, ma cosa devo fare? Devo fare, non ho capito cosa devo fare, aspetta un attimo. Non posso creare più strada. Ah, perché deve fare il salto, quindi. Aspetta, allora. Aspetta, questo qui me lo metti... questo qui me lo cancelli, intanto. Com'è che non me lo... ok, me l'ha cancellato. Questo me lo cancelli pure. Ok, perfetto. Ho sbagliato io. Se deve fare il salto a 45 gradi, mi fa un bel saltino. Così. No, qua non posso arrivare. Allora qui, magari... fin dove puoi arrivare? Ah, non posso, solo due pezzi posso crearne. Va bene, prendiamo il legno. 45 gradi, ricordatevi sempre che è la giusta inclinazione per avere il massimo. Qua però non terrà mai questo coso, ve lo dico io che non tiene. Io me ne intendo di costruzioni. Non è vero, non è vero, non è vero che me ne intendo. Però ve lo dico, mica voi andate a indagare. Questo lo metti qua. E questo è l'unico problema. Aspetta un attimo, spostalo un po' più in dentro. Ok. Ma come non posso creare più? Non posso creare più, perché posso fare solo 10 pezzi. Ma secondo me non terrà mai. Lanciati, lanciati. Ciao. C'era però, c'era, l'ho visto che c'era lui. Riprova. Devo abbassare un po' questo, perché lui non arriva in potenza. Ok, perché non me lo fa abbassare questo? Ok, me l'ha fatto abbassare, così. Vai così, così ce la potresti fare. Io vado troppo inclinazione, non c'ha potenza questa motina. Cioè, dopo di questo io faccio una cosa. Esci, esci, perché qua posso solo uscire. Guarda che bellino, guarda che bellino. New World, Locked, vabbè, non ti preoccupare. Ritorno al menu. Allora, questo era il Polybridge. Fatemi sapere se lo volete ancora. È un early access, quindi ricordatevi che bug, traduzioni non perfette ci possono stare. Gli early access sono così, però a me piace e mi sto divertendo. Noi ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao!